con le luci del mattino in uno scenario che dà spettacolo nell'Alto Verbano, vicinissimi ai castelli di Cannaro, i nostri amici pescatori Marco e Ivan ritirano le reti. Ivan, reti diverse rispetto a quelle che avete posato ieri sera. Parliamo di rete al fondo. Allora, la rete volante è una rete che si muove nel lago e segue la corrente. Questo tipo di rete invece si chiama rete al fondo, questo in particolare è una rete per salmerino, anche se poi di salmerini abbiamo visto ne ha preso solamente uno, è una rete che si posa sul fondo e segue l'andamento del fondale, quindi dove la mettiamo quella rimane e la mattina andiamo a levarla nello stesso punto dove l'abbiamo calata. Adesso vediamo Ivan che ritira l'ultima rete, quella per la pesca grossa, maglie di quanti centimetri? Questa è del 100. Normalmente qua prendiamo pesci intorno ai 7, 8, fino anche 10, 12 kg. Ivan, Marco, è andata proprio bene. L'ultima rete, quella delle maglie più grosse, ci ha riservato un sorpresone. Cosa avete preso? Abbiamo preso due luciperca e un luccio. Questa è una rete un po' un punto di domanda, perché tutte le volte che la mettiamo, magari 10 volte non prendi neanche un pesce. Questa mattina è andata benissimo e non si scherza con le dimensioni. Infatti, abbiamo preso, questo qui sarà circa di 7-8 kg e questo più o meno uguale, perché è più piccolo però è più pesante come pesce rispetto al luccio. Marco, luccio finisce nei? Nei ravioli. Mentre il luccio perca? E viene filettato e venduto a tranci.